comunque diciamo nel nostro volume scritto con un collega sociologo, professor Tuorto, che la Lega sia un partito di estrema destra non è un'opinione ovviamente, è un saggio diciamo di natura scientifica, poi sarà l'Accademia a dire se è giusto o sbagliato e i lettori si avranno voglia di leggerlo, quindi no, non è un Istanbul, non è un pamphlet, è un libro, noi scriviamo sulla Lega Nord da circa 15 anni, facciamo delle ricerche scientifiche, tra l'altro nel 2012 uscì un altro volume, si chiamava Lega e Padania, sono usciti vari articoli nella letteratura politologica in cui la Lega è annoverata tra i partiti di estrema destra. La Lega, in tre punti, dottor Pennacchioli, la Lega è un partito nazionalista e non nazionale. Non basta prendere voti in Sicilia per essere un partito nazionale. La Democrazia Cristiana, per intenderci, era un partito nazionale. Forza Italia era un partito nazionale. La Lega è il partito del Nord, è il partito della borghesia conservatrice, questo sì, collega, del nord, di questa borghesia che poco ha dato al paese, che molto ha avuto, vedasi i condoni vari, è un partito che rappresenta culturalmente, socialmente quei valori del nord, ma non di tutto il nord, del Triveneto e di una parte del Triveneto. Secondo punto, è un partito di estrema destra, ripeto, non perché lo diciamo noi, perché ci siamo svegliati la mattina, io non sono un militante politico, perché lo dicono i leghisti, lo dicono gli elettori, noi gli chiediamo, lei dove si colloca? Destra e sinistra, quando uno dice che destra e sinistra non esiste, normalmente è di destra. Lo vado a chiedere a tanti operai che hanno votato Lega, se si definiscono di destra. Allora, gli operai che hanno votato la Lega Nord sono pari a quelli che hanno votato Forza Italia, non c'è stato questo sfondamento tra gli operai, i quali operai, tra l'altro non c'è questo mito degli operai, ormai sono ridotti a un 20%, come Sao dovrebbe sapere, dell'economia italiana. Quindi calma con i concetti, calma con le analisi approssimate della società italiana e della politica italiana e dell'economia italiana. È un partito di estrema destra sui valori. Costruire un asilo nido, costruire una centrale nucleare non è neutro. Sui valori, gli elettori, gli eletti e i programmi della Lega sono di estrema destra. Sulla pena di morte, se vuole le cito i dati, sui diritti civili che lei declamava, sulle unioni, sui diritti sociali, sul ruolo della donna, Salvini, ministro dell'interno, dottor Pennacchioli, qualcuno prima o poi dovrà segnalarlo, che è ministro ricopre la carica di ministro del... del partito, sì, però è un aspetto... inaudito nella storia politica italiana, perché ha messo diverse cose. I tre punti. Coinvolgere partito, anche gli altri ospiti. No, partito nazionalista e non nazionale, partito di estrema destra, perché quando dice che lui stima Bolsonaro, il ministro dell'interno stima Bolsonaro che dice che le donne vanno stuprate? O meglio non le stupra, rivolgendosi a una collega dell'opposizione, che non ti stupro perché non lo meriti? O che dice che il ruolo delle donne deve essere... Sono strumentalizzazioni, sono 10% dei brasiliani, allora sono persone che non capiranno nulla, perché è stato votato. Cosa c'entra? No, voglio collegare a questo, il voto popolare non solo quando è favorevole. Abbiamo degli accademici, sicuramente... Un conto è rispettare il voto popolare, ma rispettare stamattina. Un conto è sì, la mattina la pressione è abbastanza... No, ma come faccio a dire, perché allora largo il discorso... Diciamo, io lascio... Ma quindi il 30% degli italiani è di estrema destra. No, Elisa.